Letizio, questa mattina in conferenza stampa avete parlato di questa volontà del WWF di chiedere l'istituzione di un garante della natura. Perché questa richiesta? Ma il WWF intanto ha presentato già un'istanza al Parlamento, al Senato e alla Camera, e sta raccogliendo le firme sul web, e oggi siamo qui presenti tutti i responsabili a vario titolo dei parchi nazionali, del parco regionale, dell'area marina protetta d'Abruzzo, tutte le aree protette principali d'Abruzzo, per firmare insieme questa richiesta. Il grande natura serve perché? Perché oggi salvaguardare l'ambiente è fondamentale, non ci si può limitare a salvaguardarlo nei parchi come se fossero delle isole felici. Abbiamo sotto gli occhi quello che sta succedendo nel cambiamento climatico, ce ne accorgiamo ogni giorno. Per riuscire a sopravvivere, per riuscire a restare su questo pianeta in maniera vivibile, abbiamo bisogno di cambiare completamente atteggiamento, abbiamo bisogno di cambiare nel nostro punto di vista nei confronti della natura. Un garante può servire come figura terza, come figura esterna, può servire sia a richiamare tutti quelli che hanno competenze a controllare che facciano in pieno il proprio dovere, sia a stimolare tutte le altre competenze, sia a fare in modo che l'ambiente sia al primo posto nell'agenda di tutti gli interventi, perché questa è oggi una necessità, non è una scelta. Ora la palla passa alla politica, di Tizio. La politica ha sempre la palla in mano, perché la politica deve gestire, deve fare quello che è necessario per la tutela dei cittadini e del mondo in generale, dell'ambiente in generale. La politica dovrebbe già farlo, è oggi distratta per un'emergenza, anzi per una serie di emergenze come il Covid e poi attualmente purtroppo la guerra, ma non può dimenticare quelle che sono le esigenze primarie, perché combattere, lottare per affrontare le emergenze senza tenere presente le emergenze contingenti, senza tenere presente quella che è un'emergenza generale che viene prima e dopo e che continuerà a esserci anche dopo queste emergenze particolari momentanee della guerra, sarebbe un errore grossolano e gravissimo.